Eccoci qui. La quarta dei quarti. Questa è la quarta dei quarti. Quella stasera? Sì. Sì, quello, quella roba lì. La facciamo, sì. E come no, la facciamo. È martedì. Non lo vogliamo fare. È la gente a casa apposta. Certo, non lo so se la casa. No, vabbè, quelli che ci guardano almeno. Ah, sì. Beh, allora bisogna ringraziarli. Grazie. A chi? Ladies and gentlemen. Grazie. Alessandro, vi ringrazio. Grazie. Di aver scelto questo prodotto. Grazie. Bene. Quindi non cambiate canale, state qui. Sì, perché tra pochissimo. Nel giro di 2 minuti. Siamo qui. Ciao. 1 e mezzo. Se adori gli anni 50 americani, impazzirai per il Crazy Bull. Crazy Bull Ariccione, per rivivere gli anni 50 in un ambiente unico, con i migliori piatti della cucina texana e messicana. Tutti i giovedì karaoke, venerdì musica live con le migliori band, sabato musica hip hop, funk e R&B. Crazy Bull American Restaurant, Tex-Mex e birreria. Viale D'Annunzio 102 Ariccione. Prenotazioni allo 0541 645 213. Ariccione, rivivono gli anni 50 americani. Crazy Bull Caffè. Università di Bologna, Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 6.000 studenti e 26.000 metri quadri di aule e laboratori all'avanguardia. 19 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alle scuole di Economia, Management e Statistica, Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, Lettere e Beni Culturali, Medicina e Chirurgia, Psicologia e Scienze della Formazione, Scienze. Università di Bologna, Campus di Rimini. www.unibo.it/campusrimini. Ti piacerebbe avere la tua frase preferita sulla maglietta? Magari la foto del tuo amore su un cuscino? Tutto quello che sogni lo realizziamo per te. T-Shirt Express in 5 minuti realizza quello che hai in mente. T-Shirt Express produce e personalizza magliette, felpe, cuscini, tazze. Inoltre trovi tantissimi gadget per tutti i gusti. Notebook, borse, zaini. T-Shirt Express anche per le aziende con volantini, manifesti, biglietti da visita. T-Shirt Express a Rimini in via Giordano Bruno 30. T-Shirt Express, il negozio dei tuoi sogni. Hai tra i 18 e i 26 anni? Allora sei il nostro cliente ideale. E soprattutto, noi siamo la banca che fa per te. Scopri Amore a Primo Conto nelle filiali della Banca di Rimini, anche da smartphone e tablet. E il Bancomat te lo regaliamo noi. Amore a Primo Conto, Banca di Rimini. Scopri i vantaggi sulla nostra pagina Facebook. Amore a Primo Conto. Entra in Banca di Rimini. Per la tua pubblicità, Icaro Communication, 0541 785 785. In collaborazione con Unirimini, Banca di Rimini. Ci hanno preso all'improvviso. Ma sì. Buonasera. E anche questa sera abbiamo due squadre. Due, sempre due, perché si fa una con l'altra. No, una solo poi vince. È un macello. Questa sera abbiamo, tra l'altro, è l'ultimo dei quarti di finale, sì, in cui vedremo due scuole e una delle due è quella che è stata ripescata tra la come migliore tra le perdenti. Poi magari va in semifinale e vince. Magari. E dopo ti dicono quelle cose brutte. Non voglio sapere di quelle cose brutte. Vabbè. Questa sarà una serata che in studio è già partita in maniera strana, per cui sì. Andiamo veloci. Beh, questa strana. Sera. Ciccio strana arriva sempre un quarto d'ora dopo. Vabbè, i cartelli non erano pronti. Facciamo un applauso al nostro responsabile. Fan Festo.
Vabbè, okay, bellissimo, dai. Grazie. Bene, allora direi che possiamo cominciare. Sì, cominciamo. E allora si presentano prima i ragazzi, le ragazze, una squadra questa sera quasi completamente femminile del liceo scientifico Ferrari di Cesenatico. Eccole qua. Amira, Beatrice, Rebecca, Giada, Luca, Alice, Linda, Anna, Chiara, Camilla. Sì, e questo era sì. Il liceo Ferrari di Cesenatico. Oh, un unico applauso quando l'uomo, il ragazzo, il ragazzo. Bene. E quindi a sfidarli, e questo è un ritorno praticamente, è una seconda, perché il tabellone prevedeva proprio questo incastro, certo. E si erano sfidati anche negli ottavi di finale. A me i tabelloni che fanno incastro però mi danno un fastidio. Ti dà fastidio l'incastro del tabellone? No. Vabbè, disincastriamo, e sì. Quindi la squadra che è stata ripescata come migliore tra le perdenti, liceo scientifico artistico Serpieri di Rimini. Giacomo, Luigi, Irene, Carlotta, Linda, Alberto, Fabio, Emma, Eleonora. Bravi, bravi. E quindi ecco le due squadre di questa sera, e per dare il via alla puntata in maniera degna chi abbiamo? Il fantastico collegamento con i nostri ragazzi di Icaro, Max e Matteo. Ciao, ciao ragazzi. Buonasera, benvenuti. Buonasera, ci siamo, bentornati, siamo qua anche stasera. Benvenuti a quelli che ci seguono in studio, quelli che ci seguono a casa, su internet. Noi siamo il lato social della campanella, ormai lo ripetiamo da tante puntate, quindi dovreste averlo imparato. Noi siamo qua per dare conto di quello che succede nei social network, ma anche per regalare tre punti. Sì, allora, prima cosa che dovete fare è andare sulla pagina Facebook della campanella e mettere mi piace alla foto che vi piace di più, tra la poco, foto della vostra squadra, esatto, quello che volete. Esatto, oppure tra poco posteremo a caso una foto di Ciccio che è qua di fianco a noi, e potrete mettere mi piace anche quella. Non si vince niente, però Ciccio è sempre... A fine serata la foto che avrà totalizzato più mi piace riceverà in automatico tre punti. Ben tre punti. È vero. E allora, con noi, come sapete, abbiamo, insomma, siamo io e lui, sempre prima dobbiamo dare il via al televoto. Ma presentiamo anche l'ospite di cartone, che ormai è una presenza fissa quasi più di Ciccio. Avete alle nostre spalle, insomma, tutti i passati, gli ospiti che abbiamo avuto nelle scorse puntate, grandi ospiti di internet, di musica, della televisione. Oggi abbiamo l'idolo dei bambini, l'incubo dei genitori e soprattutto il sogno proibito dei Salumieri. Siamo pronti a dare il benvenuto a Peppa. Brava Peppa. C'è Peppa stasera, brava. Ragazzi, c'è che Peppa. Possiamo far sedere qua vicino a Leonardo, no? Vicino a Leonardo DiCaprio. Sai che lei ha vinto più premi di DiCaprio? Vabbè. Lei ha vinto il premio Salame d'Oro 2014. Noi siamo qui per presentare però le vostre foto, certo. Quindi partiamo subito guardando la prima foto del liceo scientifico Ferrari di Cesenatico. Vediamo, bella Ferrari, molto bella, molto originale, davvero molto bella. Bravi ragazzi. Guardiamo adesso invece la foto che presenta la squadra del Serpieri di Rimini. Anche questa molto artistica. Molto originale. Bene. Allora, naturalmente continuate a scriverci sia su Facebook che hashtag La Campanella, perché i vostri messaggi verranno letti durante la serata. Esatto, li potrete anche vedere in sovraimpressione nelle zone già raggiunte da questo servizio. Noi siamo pronti a ridare la linea a quei due bei ragazzi che rispondono al nome di Alessandro e Otello. Vabbè, grazie bei ragazzi social. Come siete buoni, come buoni siete e belli. Allora noi diamo il via alla prova di cucina. Sì. Ragazzi, qua va bene, stasera non è facile, state calmi. Viviana ti chiami? Sì, stasera sono Viviana. Infatti io non volevo dire niente, stai anche bene vestita così. Ciao Viviana, come va? Bene, dai, tutto bene. Posto. Viviana e Jack, lo squartatore. Ma no, vabbè, cos'è che dovete fare? Raviolini di formaggio al miele. C'è stato, beh, un connubio, insomma, L'avete provati, l'avete mangiati, invece si vede. Sì, prima di arrivare... No, non tanto la pancia, guarda come ti stanno le sopracciglia. Avete mangiato i raviolini? Sì. Stanno così dopo. No, voi ormai voi siete famosi, avete... Ma quanti punteggi avete... Avete vinto qualche volta?
Come no? Avete vinto? Eh sì! Vabbè, siete qua, è vero. Mi raccomando, allora con calma. Vabbè, per... quest'anno no, però. Ah, quest'anno no? Avete vinto gli altri anni? Cosa fai? Mi freghi? Va bene. Li avete provati, sono venuti bene, e non c'è problema. Sì, sì, abbiamo... Dai, siamo fiduciosi. Viviana, colpisce ancora. Va bene. Poi là, avevi già visto... A lui lo si è visto. Ma te, sei nuova. Sei nuova? Hai cambiato... avevi un altro... È sempre lei? No, ero nella cabina l'ultima volta. Ah. E niente, questa volta sono in cucina. Oh, com'è serio, mi fa anche paura. Ciao Michelle. Ciao. Ma bello. I Beatles, vabbè. Dovete fare questa cosa che non è facile. Sciogliere. Ma il miele poi è una componente finale, lo sapete, sì. Quindi il raviolo deve venire fatto bene. Poi me lo devo mangiare io, eh. Vabbè che mi hanno portato il vino nuovo. È vero, ci vuole. Quindi poi andremo anche a spiegare un attimino come si fanno, perché non è facile. Sì, le due sfoglie. Lui, ah, lo spiega lui? Sì, è meglio così. Ah sì, perché lui è di parola proprio, fai, sì, vai. Sì, il braccio destro. Allora, noi innanzitutto faremo la pasta incorporando burro, farina, acqua, quindi lo uniremo al composto fatto principalmente di mozzarella, cannella e la scorza di due diversi agrumi. Quindi dopo averli fritti, a una determinata temperatura abbastanza alta per ottenere la massima, diciamo, croccantezza, lo impiatteremo e lo serviremo insieme a questo fragolino. Abbiamo scelto appunto il fragolino perché, essendo un vino rosso ed essendo anche frizzante, riesce... Sei un ristorante, scusa, sei un ristorante? No. Va bene, sicuramente nel giro di poco tempo vedrai che Viviana... Vabbè, lo stesso, scusate... Va bene, dai, partite che è lunga e deve venire bene, 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 bene. Perfetto, grazie allora. Tello. Allora noi diamo il via anche alla prova di giornalismo. E quindi siamo qui con Carlotta e Camilla pronte per la prova di giornalismo. Come abbiamo detto, questa sera è una sorta di ritorno di una sfida che si è già consumata, che aveva visto prima vincenti. E Ferrari, com'era andata l'altra volta la sfida? Per me male. Oh, okay. per me bene. Bene. Sì. Vi siete ripreparate per questa settimana? Sì, sì. Cos'hai fatto per prepararti, per esempio? Io l'ho vista correre. Allenamento proprio. Allenamento fisico. Non è facile scrivere, se non hai un po' di fisico, è vero o no? Le abbiamo lasciate decisamente senza parole. Così. Non serve correre. Per scrivere non... Ah, per scrivere no, hai ragione, no, mi sono sbagliato. E quindi cosa avete fatto? Avete letto magari molti articoli? Sì, anche, sì. Avete provato, hai provato a scrivere altri pezzi? Un po' sì. Un po' sì. Tradurre più che altro. Quindi. A tradurre, ok, va bene. Un mio amico prima di scrivere mangiava sempre una matriciana, faceva dei pezzi bellissimi. Meraviglioso. Punti, però belli. Le ragazze sono parche di parole questa sera e va benissimo perché vuol dire che sono parche di parole, vuol dire che se le tengono per metterle sulla carta. E quindi ragazze, noi vi mandiamo in studio dove vi dovrebbe mandiamo esserci non è già male. Dritto di lì dove c'è quel bel ragazzo con Enea, gli occhiali. Ci sei nella sala giornalismo? Sì, buonasera. Ciao Enea, buonasera. Buonasera benvenuto. Al pubblico della Campanella. Ciao Enea, ciao. Allora cosa ci racconti? Fategli un applauso Enea che è di un bravo, è di un bravo. Troppo buoni, grazie. Ma è vero, è vero. Del Corriere di Romagna, che anche oggi ha fatto un bellissimo articolo delle due scuole che sono qui questa sera. Insomma. Sì, quello, il merito lì lo dobbiamo spalmare tra la redazione di Rimini e quella di Cesena perché... Le scuole stasera sono una, spalmiamolo, appunto, del riminese e l'altra del cesenate. Io personalmente ho solo impaginato pochi meriti. Beh, vabbè, insomma. È un lavoro d'equipe. Allora cosa ci dici di questa sera, Enea? Dunque, questa sera abbiamo scelto una notizia di quelle che hanno tenuto banco per diversi giorni della scorsa settimana e il tema è relativo al concerto che ha fatto Ligabue domenica sera. Diciamo che più che il concerto in sé ha fatto notizia la fila enorme che hanno dovuto fare centinaia di fan, alcuni hanno dormito fuori dal palazzetto dello sport di Riccione, cioè hanno passato una notte
all'Addiaccio, insomma, pur di avere il biglietto. Certo. E perché Ligabue ha scelto di non vendere i biglietti direttamente su internet, come invece usa fare ultimamente. Ha voluto tornare un po' alla vecchia maniera. Ah. Ha messo alla prova i suoi fan e hanno risposto. Perché, insomma, beh, vabbè, ci sono state 300-400 Ligabue persone. Bisogna soffrire un pochino, Sì, bisogna soffrire. Alcuni però si sono anche un po' arrabbiati perché, insomma, alla fine sono dovuti arrivare anche i carabinieri, perché purtroppo in Italia il costume di rimanere ordinatamente in fila non si appartiene, per cui dobbiamo fare una fila, devono arrivare i carabinieri. Siamo fatti così. E sì, quindi questa è la prova di cui dovranno parlare questa sera. Vediamo se sono arrivate le ragazze. Sì, sono arrivate. Concludo dicendo che beffa delle beffe, dopo la fila per tutta la notte, il giorno dopo gli stessi biglietti erano in vendita su internet, però insomma questo è un dettaglio di colore. Dettaglio di colore il giorno dopo. Nel frattempo loro sono arrivate, quindi io... Bene. Grazie Nea, ci colleghiamo più tardi per un aggiornamento. Bene, eccoci. Grazie, bene, allora... Partiamo con i punti. Siamo veri. Pronti a cominciare a dare i punti questa sera, come ricordiamo, essendo quarti di finale, abbiamo anche più domande, più librotto, più canzoni rispetto alla prima fase. Partiamo subito con le prime interrogazioni. Eccoci qua, allora proviamo i pulsanti. Il tuo funziona? Ecco, bravo, pisare. D'accordo? Silenzio? Viviana, per cortesia, in cucina. Allora, prima domanda. È venuto a mancare ieri, all'età di 93 anni, un famoso attore americano, protagonista di innumerevoli film e serie TV. Come si chiamava? Non era molto alto. Mickey Rooney. Quello piccolino che... Vabbè, voi non eravate ancora nati. 93 anni, insomma. Sport. Come si chiamano i due tennisti italiani che in questi giorni hanno qualificato l'Italia alle semifinali di Coppa? Sì? E Seppi. Giuseppi che Fognini, sì, va bene, va bene, semifinale di Coppa Davis, ok, primo punto al Serpieri. Terza domanda, musica. In una diretta su YouTube, Biagio Antonacci ha annunciato il suo nuovo album, come si chiama? Sì, ragazze, voi ci siete? Cosa comporta l'amore? Non ho capito. Cosa comporta l'amore? No. 10 secondi al sì. Ferrari. Ragazzi, Antonio. Sì? Incredibile. Incredibile. Sai che sembra anche a me incredibile questa cosa? No, loro l'avevano detto abbastanza... Avete aggiunto delle cose vostre. Siete molto personali. No, l'amore comporta, basta. Però si aggiunge sempre qualcosa, dai, anche per fare bella figura. Vabbè, tecnologia, il sistema di gioco online Xbox One è stato bucato da un hacker di nome Christopher von Hassel. Quanti ha questo pirata di San Diego? Quanti anni? Quanti anni? 10 secondi. Sì. Sarà 19. 19? No, 19. 21. 21. Eh? Ne ha 5. 5. A 5 anni sto ragazzino ha fregato una roba. Va bene. Ah. Però vedo che siete preparati, conoscete le cose. Non ridere. No, scusate. Non ridere. Allora, sono fuori quadratura. Esteri. Hanno fatto il giro del mondo le foto dell'ultimo viaggio di rappresentanza della famiglia reale inglese per via dell'accoglienza pittoresca che è stata loro riservata nel paese ospitante. Quale? Nuova Zelanda. Sì, ma cara, è vero. Nuova Zelanda.
si abbattono le mani da sole perché sono un po'. Va benissimo. Dal Corriere Romagna.it. Come si chiama il politico che sarà il candidato PD nell'area romagnola alle elezioni europee del 25 maggio? Che ce frega? No, dico, chi è? Coffarri. Chi? Coffarri. Ti viene da ridere? Cozzale. No. Sì, vai. 10 secondi. Vabbè, se non lo sai non è un grande problema, però... Tibulli. Chi? Tibulli. Tibu? Tibulli. Tibulli? No, Tibulli. Tibulli. No, Damiano Zoffoli. Settima domanda. Viaggiate alla pari, è molto bella come gara. Hai sentito quando hai detto la risposta? Ha fatto... Lo sapevano. Allora, attualità da newsrimini.it. Allagamento in via Berlinguer a Riccione per l'esplosione di una tubatura. Quanti sono i metri cubi d'acqua finiti in strada secondo le stime ERA? Sì. Va come preciso, sì. 40 metri cubi. 40 metri, sono caduto anch'io. No. E sì, ragazze? Sì. Belli questi silenzi così. Ecclesiastici. 20. Chi? 20 metri cubi. No, poi era esagera sempre. 800. 800. Però è una gran bella gara. 1-1 abbiamo ancora una domanda, ma qui entra in funzione il fatto DJ. Il video, adesso faremo vedere un video, vogliamo sapere come si chiama l'album da cui è tratto il brano. Quindi guardate il monitor, attenti perché musica voi ve ne intendete. Sì? 10 secondi per i serpieri. Serpieri, pronto? Pronto? Caduta la linea? Sì? Ma che chiudiamo? Tulemam. Chi? Tulemam. No. L'album. Sì. Formidable. Sei francese? Yes. Ok. No, non ci avete preso nessuno dei due. Lo dica lei, buon uomo, che sa il francese. Io francese? Sì, lo sai benissimo. Dovrebbe essere l'accento sulla, sì, se non sbaglio, no? Qui. Racine. Dovrebbe essere Racine Carré. Carré. Il titolo dell'album, la canzone era giusta. Ma la conoscete? Dite che la conoscete, così facciamo bella figura. Sì, tutti, sì, che lo conoscono, al video. Bene. L'hanno riconosciuto subito. Col allora punteggio noi... di 1-1. 1-1 sul video, ci vediamo più tardi. Rimanete lì che ne tra vedremo delle belle.
la nuova mattina di Radio Icaro e Icaro TV. Dal lunedì al venerdì alle 9.15 l'informazione con tempo reale. Alle 10.30 il morning show Faccio cose, vedo gente. Tempo reale finisce qui. Sono già pronti quelli di Faccio cose, vedo gente. Eh sì, siamo già pronti, ma sì che siamo pronti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Faccio cose, vedo gente, sono Icaro, Icaro. La staffetta di Icaro in radiovisione. Hai tra i 18 e i 26 anni? Allora sei il nostro cliente ideale. E soprattutto, noi siamo la banca che fa per te. Scopri Amore a primo conto nelle filiali della banca di Rimini, anche da smartphone e tablet. E il Bancomat te lo regaliamo noi. Amore a primo conto. Banca di Rimini. Scopri i vantaggi sulla nostra pagina Facebook. Amore a primo conto. Entra in Banca di Rimini. Se adori gli anni 50 americani, impazzirai per il Crazy Bull. Crazy Bull Riccione, per rivivere gli anni 50 in un ambiente unico, con i migliori piatti della cucina texana e messicana. Tutti i giovedì karaoke, venerdì musica live con le migliori band, sabato musica hip hop, funk e R&B. Crazy Bull American Restaurant, Tex-Mex e birreria. Viale D'Annunzio 102 Riccione. Prenotazioni allo 0541 645 213. A Riccione rivivono gli anni 50 americani. Crazy Bull Caffè. La tutela della vostra salute è da sempre il nostro obiettivo. Per questo, da anni, la vostra stima e fedeltà sono la nostra gratificazione. Oggi, grazie ai nuovi prodotti salute e benessere, la protezione si estende anche alle malattie con formule a vita intera e a misura di tutti. Lasciaci avere cura di te. Assi Amica. Garanzie per il vivere dinamico. Viale Ceccarini, Riccione. Ti piacerebbe avere la tua frase preferita sulla maglietta? Magari la foto del tuo amore su un cuscino? Tutto quello che sogni lo realizziamo per te. T-Shirt Express in 5 minuti realizza quello che hai in mente. T-Shirt Express produce e personalizza magliette, felpe, cuscini, tazze. Inoltre trovi tantissimi gadget per tutti i gusti. Notebook, borse, zaini. T-Shirt Express anche per le aziende con volantini, manifesti, biglietti da visita. T-Shirt Express a Rimini in via Giordano Bruno 30. T-Shirt Express, il negozio dei tuoi sogni. Da tre generazioni l'oleificio Fabbri di Coriano porta avanti l'antica tradizione della produzione olearia. Questa azienda è antichissima perché i miei avi avevano l'azienda agricola olivetata e facevano l'olio. Poi dopo arrivò mio povero padre che fece un impianto moderno. Con tecniche di lavorazione attente alla qualità del prodotto, l'oleificio Fabbri lavora da sempre solo oli extravergini di qualità. Oleificio Fabbri, in pieno centro a Coriano. Università di Bologna, campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 6.000 studenti e 26.000 metri quadri di aule e laboratori all'avanguardia. 19 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alle scuole di Economia, Management e Statistica. Farmacia, biotecnologie e scienze motorie, lettere e beni culturali, medicina e chirurgia, psicologia e scienze della formazione, scienze. Università di Bologna, campus di Rimini. www.unibo.it/campusrimini. Per la tua pubblicità, Icaro Communication 0541 785 785. Eccoci in studio. Allora siamo al momento, al punteggio di parità, direi quasi all'inizio, 1-1. Come parità? Siamo 1-1. Sono uguali e pari. Pari. Vabbè, okay. Ricordiamo anche una cosa, i ragazzi della squadra del Ferrari c'eravamo dimenticati si prima. Sono giocati il jolly sul giornalismo, quindi dopo vedremo come andrà la prova. Bene. Siamo qui con Sandra, con Mirko e Sandra. Mirko e Sandra, Mirko e Sandra. È un tutt'uno. Sandra, del Sirene Danzanti, benvenuta. Grazie. E questo significa che diamo il via alla prova di arte e spettacolo. Bene, allora, questa sera la prova si è danza e torniamo alla Romagna. Torniamo alla Romagna. Dopo aver fatto a quello che il teatro, cioè, tutti i ragazzi almeno una volta alla settimana ballano questi, cioè
Cosa devono ballare? Ne sono certa che una volta alla settimana ballano questo. Sì, e devono fare? Mazurka e polka. Ecco, due cosine facili. Molto fatto facili. Bene a scegliere. Bene, no, no. Ma loro lo fanno sempre, anche prima dei esempio. Dice, prima della ricreazione. Compito di matematica, un attimo di giro di una mazurchina. Una mazurka. Ma scherzi, e loro tiene su. Si esibiranno su due brani di Secondo Casadei, sì. Mascotte e Fuga. Così anche. No, no, ma ti ricordi anche i titoli? Ma certo. Che bello, insomma, siamo preparati. Ma dai. Perché Mirko e Sandra in persona mi ha dato i titoli, io li ho, certo, li ho certo, mandati certo, alle scuole che si sono preparati. Certo. Tutta la settimana. Allora facciamo una domanda semplice, sì, prima di chiamare i ragazzi. A me o a Mirko e Sandra? Alla sirena. Ah no, te lo possiamo fare anche a te la domanda. Oddio. Tu balli aiuto, liscio? Aiuto. Io liscio? No, tu sei maestro di? Hip hop, danza hip hop. Pensa a te. Va bene, mi scusi, ma lei quanti anni è che balla? Tantissimi, meglio non dirlo. Meglio non dirlo? No, sono oltre 30 anni. È molti anni che balla, ma non si può dire quanti. Benissimo. E qui per giudicare questi ragazzi, sì, che ce la metteranno tutto, noi ridiamo, scherziamo, ma sì, loro insomma... Poi magari difficile. Vedo una che saltella là vestita, chiamiamola vestita. E... Sono gli usi della danza folk. Sono gli usi e i costumi, infatti ha un costumino come tipicamente invernale. Sì. E, beh, nel folk si, usano si devono gli esibire abiti. Loro per primi? In effetti no, no, si no, deve in esibire effetti, la squadra blu, sì, del... Ah, quella là è la telecamera? Ah, no, scusa, la regia ci dice che si esibisce prima i serpieri. Ah, prima i serpieri? Esatto, e si gioca il jolly. Ah, si gioca il jolly? Sì. Eccoli allora, ta 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 ta. Vabbè, insomma. Voilà, les os sont faits. Come vi chiamate? Venite, sono moltissimi, no, ma non voglio. Come, no, abbiamo le telecamere. Dietro venite benissimo, però le telecamere sono di là. Alberto. Alberto. Linda. E scommetto che è la prima. Non vi chiedo niente. È la prima volta che ballano. Sicuramente. Girate spesso vestiti così? No. Sì, sì. Come? Come? Certo, tutti i giorni. Tutti i giorni? Esibizioni. Ah, quando ballate. Beh. Precisiamo, perché poi la gente... Va bene, accomodatevi al centro. Okay, se i nostri tecnici possono indicare esattamente dove devono, possono... Sì, dove? Lì, ecco, hanno indicato la regia genericamente mi dice lì. Quindi... Perché è una questione di luce. Perfettamente. Bene, siete pronti? Anche un po' più qua, no? No, no, anche un po' più verso la vostra sinistra, giusto Mirko? Grazie. Bene, allora inizia, sì, il liceo scientifico artistico Serpieri. Thank you.
battere le mani. Accomodatevi qua, non diciamo nulla, non si può dire nulla. Chiamiamo adesso la squadra del liceo scientifico Ferrari. Allora, ricordiamo sempre che le prove di arte e spettacolo sono un'occasione per i ragazzi di mettersi alla prova, qualcuno di fare vedere qualcosa. Si stanno ammazzando da ridere, appunto, le due ragazze. E altri, diciamo, di provare a fare qualcosa per mettersi un po' in gioco, no? Sì. Ecco, Amira e Alice. Sì. Loro sono la squadra del liceo Ferrari. Quella con le scarpe tipicamente da ballo. No, ma lo dico perché tu fai la parte dell'uomo, no? Sì. Sei tu? Ah. Sei tu l'uomo? Ah, lei è la donna. Okay. Come cambiano le cose? Venite qua un attimo. Ragazze, coraggio, non vi preoccupate. Andate serene. Ma... No, potete ridere? È un gioco, tanto. Brava! San Pena, improvvisiamo. Cioè. Ah, improvvisate? No, saremo molto simpatiche. Saranno molto simpatiche. Bene, bene. Va bene, io sono contento, è la cosa più bella. Andate tranquille, l'anno scorso la prova di danza hip hop c'erano dei ragazzi che sono stati obbligati a ballare 10 secondi prima, anche voi! Allora diventerete anche voi collaboratrici di nostre, perché quest'anno quel poveraccio che ballava è dietro. Allora, appena avete finito di ridere, facciamo partire la musica. Date voi via quando siete provate pronti. A mettervi tipo che uno balla con l'altro. Ecco, non sanno mai dove mettere le mani. Ecco. Quando siete pronti. Sì, facciamo un lento. Bene, questa sera sarà una serata fantastica. Siamo prontissimi, benissimo. Ragazze. No, ma scusa, ma sono tutte ribaltate da ridere là, non va bene così. Cioè, ma la squadra, sono le colleghe. Voi siete la loro squadra. Ma sono le colleghe. Voi dovreste essere in piedi. Venite voi qua, non è facile. Siamo in questo momento, questa sera, sfociamo un attimo, ciao. Le morchie ce l'hanno anche loro, però. Va bene, dai. Ma ragazze, siete pronte? Io direi... Direi che la cosa migliore è far partire la musica. Sì. In bocca al lupo, Ferrari. Thank you.
no, bravo, bravo, bravo. Pensa che loro sono dimagrite, pochissimo, però sono dimagrite non tanto per il ballo, che il ballo, no, come tu mi insegni, proprio per il ridere. Perché il ridere fa, cioè, un etto ballando come ballano loro e quasi mezzo chilo come ridono loro, è bellissimo. Poi il dialogo è stato bellissimo, perché mentre ballavano ogni tanto gli faceva, sono stato per il corso, ho comprato una cosa, è stato bellissimo, ho incontrato Marco, sì, Marco. Marco è un gran bel ragazzo, ma esce con un'altra. Beh, è stato bellissimo. Beh, come alle feste. Certo, paese, è stato, no? Una cosa gioiosa, veramente bella. Beh, un applauso ancora per lo spirito, perché sì, ce n'è stato. Certo, ma è quello che voglio dire. Come sì. Dicevi. Potete continuare a ridere, non, ma ridete. Non c'è problema. Sandra. Ecco, adesso. No, dico, prego. Sì, prego. Sì. Allora. Io così voterei. E alla coppia formata dalle due ragazze, e per la simpatia, per l'allegria, per la gioiosità che ci hanno messo in questa cosa, anche perché non è facile. Poi appunto una ha dovuto far l'uomo ed era giustamente in posizione, perché la posizione dell'uomo era giusta, sì. Ecco. Sì, sì. Io a loro voterei un 2, un bel 2, sembra. Glielo diamo un bel 2. Perché non ha preso un 2, io in matematica ce l'avevo fisso. No, un bel 2. Per carità, abbiamo due mamme dopo dietro. Anche perché sono state simpatiche nell'esecuzione, eccetera. Certo. E quindi anche mettersi in gioco. Poi appunto abbiamo detto che loro tutti i giorni ascoltano questa musica, quindi... Certo, già loro sempre, prima di andare a letto, minimo un quarto d'ora. Secondo Casadei nell'iPod. Fisso. Sempre. Bene, invece darei un 5 alla coppia... No, dico, loro poi... va bene, non l'avrei 5, detto. No, sì, no, va bene, no, va bene, va bene. Va bene. Sì, motivando sull'esecuzione, hanno messo anche dei passi abbastanza difficili così da fare, certo. Quindi motivando per questo. Certo, no, ma poi insomma si vede che sono bravi, voglio dire, non è che si vestono così tutti i giorni. Credo che lo facciano per il ballo, vero? Però... Lo fate per il ballo. Sì, però sì. Adesso va molto di moda lo strass, quindi diciamo in effetti. In effetti anch'io ce l'ho così, non proprio così. Però e sabato è una via sera... di mezzo fra lei e lui, quando esco, però vado solo a mangiare la pizza. Otello, se il sabato sera frequenti le discoteche, adesso tutti vanno così, strass, non c'è più problema. Ma scusa, io ho vissuto 30 anni con lo strass. Lo smoking in strass. Ma io mi ricordo. Me lo ricordo. Quindi lo metterai in finale. Certo. Benissimo, è una promessa al nostro pubblico e allora ringraziamo due punti le sirene danzanti. Lei è sirene danzanti, Mirko e Sandra. E tutt'uno, Sì, tutt'uno. Infatti quando giro per strada non mi chiamano più Sandra, ma mi chiamano Mirko e Sandra. Ciao, Mirko e Sandra, sempre così. Bellissimo, vuol dire che avete non si dice più Nike, basta vedere il baffo. Certo, quindi un brand, il nome è una garanzia. Un grazie di essere stati. Grazie a voi di averci invitato. Grazie ragazzi per la simpatia e per la bravura. E quindi, bravi, questa è la campanella. Bravissimi, tornate pure a posto. Con il voto di 2 a 5 il Serpieri si aggiudica anche i due punti del Jolly e quindi 2 a 7 per questa prova, il che porta il risultato finale da 3 a 8, giusto? Sì, 3 certo. E 8. Ferrari 3 punti e Serpieri 8 punti. È stato il primo stacco di questa sera. Bene, la puntata è calda, allora noi diamo subito la linea al nostro lato social. Siamo pronti? Siamo pronti col lato social, noi due insieme a Peppa, per andare a scoprire quello che succede su internet, quindi su Twitter, su Facebook. Le foto sono due. Sempre due. I voti sono molti più di due. Sono molti, molti, molti più di due. Ma prima di dirvi l'intermezzo con i voti della serata, leggiamo qualche messaggio che è arrivato su Facebook e Twitter. Prego. Allora, abbiamo creato un mostro, lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Simone dice un saluto per Rinuccio dal Piccione Fan Club. Ciao Rinuccio. Ciao Rinuccio. Lo sentiremo dopo. E uno anche per il grande Ciccio in regia, e per cui salutiamo anche Ciccio. Alex scrive: dai ragazzi, forza Serpieri. Aleguaro Jackson, che bel nome, dice: lo sapevo, la Ferrari è la scuola migliore, mi piace, crescono a vista d'occhio, è vero? Sì? È vero. Gabriele dice: diamo sostegno a Luca, l'unico maschio della squadra del Ferrari. Dai Luca, tu dai, sì Luca, che hai un grande talento. Hai un grande talento, Luca. Talento. Te lo dicono gli amici social.
Poi c'è Gianmarco che fa lo spiritoso e dice: che regali questa sera la campanella. Pieno. Li abbiamo notati, i regali. Pieno, viva il Ferrari, Max e Matteo i migliori. Ci facciamo un selfie. Facciamoci un selfie. Un come dice come il buon Giovanotti. Giovanotti, Lorenzo Giovanotti, che invece dei selfie fa i selfie. Marica invece dice: solo per la sportività che abbiamo dimostrato l'altra volta dovremmo vincere, forza Ferrari. E ci sta anche Andrea questo. Dice: Viviana ti amo, sposami. Viviana ti amo, sposami. Andrea dice così, cara Viviana. Per cara cui Viviana, è già trovato così. Marito, bene. Allora, siamo pronti per darvi la situazione a metà gara, diciamo così, delle foto, dei voti su Facebook. Bene, allora partiamo dal liceo scientifico Ferrari di Cesenatico, che fino a questo momento ha totalizzato 434 mi piace. Sono molti bravi, complimenti, bravi. Anche loro hanno adottato questa tattica di taggare l'universo, per cui chiaramente poi quelli che si loggano dentro Facebook vedono il tag e cliccano su mi piace. Una tattica che funziona anche perché il Serpieri è leggermente sotto, è a 368, ma c'è ancora tempo per recuperare. Potete recuperare perché chiuderemo poi i punti alla fine serata e la squadra che avrà totalizzato più mi piace riceverà 3 punti. E a questo punto noi, insomma, diamo la linea a quei due bei ragazzoni che rispondono di nuovo al nome di Alessandro Rotello per la campanella. Che cosa ci avete adesso? Cosa ci volete proporre? Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Siccome adesso c'è il librotto, no? Salutiamo. Certo. Ma poco, lo salutiamo poco. Salutiamo Deborah, la nostra professoressa. Ecco, basta così, grazie. Ciao Deborah. Basta. Beh, allora diamo ufficialmente il via alla prova del librotto. Sì, ma certo, dai. Ufficialmente. Però ricordo di leggendo dopo il librotto. Certo. Dopo il librotto, state attenti perché legge lui delle cose. Andiamo a vedere perché hanno fatto un lavoro, cioè il piatto di stasera non è facile. Non è facile, no. Non è facile perché dice mi faccio i ravioli, come? Con un goccino di miele alla fine. È dura, eh. È dura. Beh, ma insomma, uno si è prenotato, non faccio nomi, questi Ciccio. Ragazzi, ecco. Ciccio si è prenotato. Allora, esatto, siamo stati costretti ad aumentare. Avevamo sì. Salutato. Non abbiamo salutato prima il nostro maestro Rinuccio Piccione. Piccione. Buonasera, maestro. Salutateli sempre i piccioni perché sono terribili, stiamo attenti. Maestro, dunque il librotto, La vedo lanciata sul... C'è una telecamera che va leggermente lontano? È lontano, la tua può andare lontano? Perché ho due mamme qui da andare a trovare un attimo, che hanno fatto le fregone prima, scusate, mi posso mettere al centro? Tengo pochissimo posto perché sono dimagrito. Allora Alessandro, sì. Queste qui sono due mamme. Hai capito. Il bello che non è vero. Loro sono due prof. Loro si vedono. Pensa, le tre ruffiane dietro, le potete inquadrare? Hanno detto sì, sono mamme perché non volevano parlare. Lei è? Barbara. Che mamma? Cioè, che mamma sono? Che prof è? Che professoressa sono? Sì. Modellista. Modellista? Sì. Come sono vestito così? Così. Elegante medio. Elegante medio. Medio. Sì, lo strass faceva più fashion. È vero? Sì. Ma non me lo fa mettere, c'ho anche gli orecchini. Allora. Marilena. Sì. Poi la Marilena, questi occhioni, cosa fa lei? Mamma. Davvero? No, fa la mamma davvero? Certo. Ah, ma credo me si è fregata, ma ha fregato solo lei. L'occhio. E cosa ne pensa della campanella? Ah, bellissimo programma, molto. Ci mancherebbe, cioè. Certo! È che è qui. Bello! È vero? Per i ragazzi, bellissimo. Per i ragazzi. Per le mamme no? Sì, come no? Lo chiediamo. Per le mamme? Sì. Beh, che due belle ruffiane. A posto, bene così, grazie di aver partecipato. Grazie di averti questo momento in cui hanno espresso tutta la loro voglia di dire qualcosa al mondo. Sì. È arrivato il momento quindi di cominciare con il librotto. Come sempre abbiamo 4 estratti da opere che possono essere sia di prosa che poesia e dovete indovinare correndo e suonando per primi la campanella. Certo. Il titolo dell'opera. Attenzione a dire il titolo esatto. Silenzio adesso. Non un'approssimazione del titolo, ma il titolo vero e proprio. Partiamo con il primo estratto. Alle 4 del pomeriggio il principe fece dire a Chevalier che lo aspettava nello studio.
Era questo, una piccola stanza con ai muri sotto vetro alcune pernici imbalsamate, di quelle grigie a zampette rosse stimate rare, trofei di cacce passate. Una parete era nobilitata da una libreria alta e stretta, colma di annate di riviste matematiche. Al di sopra della grande poltrona destinata ai visitatori una costellazione di miniature di famiglia. Il padre di Don Fabrizio. Sì. Te lo suono io? Anna Karenina. No! No! No, però non possiamo leggere tutto il libro stasera. No, era, arrivavamo infatti fino a qui. 10 secondi per il liceo Ferrari. Il padre di Don Fabrizio, il principe Paolo, fosco di carnagione e sensuale di labbra quanto un saraceno, con la nera uniforme di corte tagliata a schermo dal cordone di San Gennaro. Sì, sì, pianino, non mi raccomando. Non, ma scherzi, vai. Il principe. Il principe. No, no, il gatto pardo. Vedi, lo sapevano. Lo sapevano. Non è vero, però lo sapevano. Quindi loro hanno preso in squadra l'unico ragazzo per farlo correre. Sì, certo. Nel librotto. Bene, bene. Secondo estratto. Se di meve trabagliti, follia lo ti fa fare. L'omar potresti a rompere, aventi a seminare, la bere d'esto secolo tutto quanto a sembrare, avere me non poteri a esto monno, avanti li cavelli ma ritonno. Sì. Bene. Se li cavelli artonniti avanti fossio morto, canissi sì me perdera lo solaccio e il diporto, quando ci passo e veioti, rosa fresca dell'orto, buono conforto, donimi tuttore. Poniamo che s'aiunga il nostro amore. Stop. Sì. Bene, abbiamo delle corse disinvolte questa sì. sera. Allora, io sono l'autore, dovrebbe essere Belli, però... Il titolo che noi stiamo chiedendo? L'Apocalisse, una che ha scritto, non lo so. No, 10 secondi per il Ferrari. Ha detto che è un attore? No, ha detto... L'autore. Ah, l'autore. Avevo capito, sono un attore. Va bene. Però una cosa è molto bella, scusate. Corriamo la campanella. Corriamo, sì. Questa è una serata... Perché questa sera c'è una particolare tensione tra le due squadre, sì. Forse perché è un ritorno. Però sono tutti molto attenti, bravi, però mi piace... Bravi. Rosa bravi, fresca, bravi per l'attenzione. Andiamo alla terza. Il titolo era Rosa fresca, aulentissima, cielo d'Alcamo. Terzo. Improvvisamente vidi due figure. Una era un ometto che zampettava con passo spedito in direzione est. L'altra era una bambina di 8-10 anni circa, che veniva giù correndo all'impazzata da una via traversa. Ebbene, signor mio, quei due, come era naturale, giunti all'angolo si scontrarono. Ma il brutto deve ancora arrivare, perché l'uomo, calpestato tranquillamente il corpo della bimba, la lasciò stesa in terra sì? a lamentarsi. Ma stai esagerando, ma che corsa hai fatto? Che corsa. Dottor Jackie e Mr. Hyde. No, non è il titolo esatto. Venga che l'accompagno, venga, venga che l'accompagno. C'è una possibilità di risposta. Dimmi, sì. No, suona! Ma scherzi? Non sia mai. Lo strano caso è Dottor Jackie e Mr. Hyde. Sì! Però ci sono andati vicino, eh? Ma come abbiamo detto, il titolo esatto, esatto non esatto. Un'approssimazione del titolo. È giusto, è così, perché il titolo del romanzo è Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Scusi, ballerina. Sì, scusi, che ballerina, deve, guardi no. che... Se... L'abbiamo detto prima, il pubblico L'abbiamo a casa se detto. Lo ricorda, poi ci guardiamo il video una volta che è finita la puntata. Sì. Ultima lettura. Ultimo estratto. Passa per via Adorna e si gentile, che abbassa orgoglio a cui dona salute, e falde nostra fe se non la crede. E non le può appressare om che sia vile, ancor vi dirò, c'ha maggior virtute, null'om può mal pensar finché la vede. Sì. 10 secondi.
No, ma guarda come è rimasto lui perplesso. Sì, eccolo. Hop. La Divina Commedia. No. Mi avete chiesto voi di rileggere? Lei vuol rimanere così pensieroso o vuol venire con noi? Rimane lì? E purtroppo passa è finito via... il gioco, eh? Le piace lo sgabello? Lo stanno spingendo, vattene. Lo stanno spingendo, dicono, bellissimo. Vai. Sì. Vai, va, sì. Le donne, l'unico maschio, va, come spingono. Sì, venga, no, no, ma venga con calma. Dica, suoni un attimo. Quel pasticciato di via Berula. Allora, allora, no, Luca, Luca, guarda, hai tutta la mia stima. Allora, a parte le donne sono cattive, a parte il fatto che appena hai dato la risposta loro hanno messo le mani nei capelli, per cui evidentemente no, non è quello. L'opera è io voglio del ver la mia donna laudare. Ah! Ah! Visto che Viviana ha detto ah, andiamo a vedere, sì, in cucina come, sì, sta andando, sì, sì, lo svolgimento. Sì. Oh, vieni, una mobile qualsiasi, eccola che arriva. Poi, vedi, questi li hanno fatti rotondi, poi verranno chiaramente così, o li hai divisi in questa maniera? Proviamo in tutte e due le versioni. Proviamo in tutte e due le versioni. Vedi, due sfoglie, una copre l'altra. L'importante è che gli ingredienti siano tutti, sì, anche quei due agrumi, che sarebbe poi, diciamo, il limone e l'arancio. Allora, prima i social hanno detto che qualcuno ha detto di Viviana, vero? Voi non avete sentito, ma io sì, ero attento. Andrea ha detto, no, Viviana è mia. Viviana. No, ma non si fa così. No, ma non sono Andrea. Ah, Jack, scusa. Però Jack, Viviana Jack è mia, non me la ruba nessuna. Ma scherzi? Ma chi te lo porta via? No, loro hanno fatto in pratica dei tovaglioli. No, no. Sì, sì, dei mostri. No, il tovaglioli, insomma. I panzerotti? Michel, cosa dici? È vero, sembrano dei panzerotti. Ma cosa c'entra? Loro li hanno interpretati così. Perché Viviana, dimmi. Recentemente sono stato a Lecce in gita scolastica e mi è rimasto proprio dentro il panzerotto. Allora, sì, per ricordare quel viaggio, ho riproposto la forma. Cioè, di tutto il viaggio ti sei ricordato i panzerotti. Bene, dopo li verrò ad assaggiare e scusi, andiamo a posto? Un attimo di... Andiamo un attimo in pubblicità, allora. Ma sì, rimanete con noi. Ci rivediamo fra pochissimo. Ciao, ciao, ciao. Tra pochi minuti il calcio d'inizio. Università di Bologna, Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 6.000 studenti e 26.000 metri quadri di aule e laboratori all'avanguardia. 19 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alle scuole di Economia, Management e Statistica, Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, Lettere e Beni Culturali, Medicina e Chirurgia, Psicologia e Scienze della Formazione, Scienze. Università di Bologna, Campus di Rimini. www.unibo.it/campusrimini. Se adori gli anni 50 americani, impazzirai per il Crazy Bull. Crazy Bull Ariccione, per rivivere gli anni 50 in un ambiente unico, con i migliori piatti della cucina texana e messicana. Tutti i giovedì karaoke, venerdì musica live con le migliori band, sabato musica hip hop, funk e R&B. Crazy Bull American Restaurant, Tex-Mex e birreria. Viale D'Annunzio 102 Ariccione. Prenotazioni allo 0541 645 213. Ariccione, rivivono gli anni 50 americani. Crazy Bull Caffè.
Factor, la tradizione continua. Dal 1968 c'è un'azienda che si prende cura della tua auto con serietà, competenza e la massima efficienza. Preventivi gratuiti, autosostitutiva, disbrigo delle pratiche assicurative in caso di sinistro. Carrozzeria Artigiana, dal 1968 a Riccione. Informazioni allo 0541 60 10 07. Ti piacerebbe avere la tua frase preferita sulla maglietta? Magari la foto del tuo amore su un cuscino? Tutto quello che sogni lo realizziamo per te. T-Shirt Express in 5 minuti realizza quello che hai in mente. T-Shirt Express produce e personalizza magliette, felpe, cuscini, tazze. Inoltre trovi tantissimi gadget per tutti i gusti. Notebook, borse, zaini. T-Shirt Express anche per le aziende con volantini, manifesti, biglietti da visita. T-Shirt Express a Rimini in via Giordano Bruno 30. T-Shirt Express, il negozio dei tuoi sogni. Hai tra i 18 e i 26 anni? Allora sei il nostro cliente ideale. E soprattutto, noi siamo la banca che fa per te. Scopri Amore a Primo Conto nelle filiali della Banca di Rimini, anche da smartphone e tablet. E il Bancomat te lo regaliamo noi. Amore a Primo Conto, Banca di Rimini. Scopri i vantaggi sulla nostra pagina Facebook. Amore a Primo Conto. Entra in Banca di Rimini. Per la tua pubblicità, Icaro Communication, 0541 785 785. Sì, eccoci qua. È tornata Mira. Siamo ritornati, siamo pronti per dare il via alla prova dello sport. Siamo ancora nella prima fase della sfida di questa sera e ci sono già delle forti tensioni tra le due squadre, quindi ragazzi, ridi ancora dalla prova di prima? Perché lei è sempre quella che ha fatto prima le danze, si stava ricordando il ballo un attimo. Ma che roba. Bene, no, ma fa bene ridere, eh? Poi ti scarichi tutto, perché adesso devi vincere qua. Perché l'altra volta il ragazzo che ha giocato con te ha detto che sta qua io la brucio. Che era sempre Fabio. Era lui? No. Sì, che ti sei detto così. No. Non l'hai detto, però si è visto fortemente dai tuoi occhi. Lui, no, non l'ha detto. L'ha detto, lui no, l'ha pensato. Non l'ha detto in diretta, l'ho sentito io. L'ha detto piano piano. Ah, infatti lei l'ha fregato. Dunque, come si è buttato per terra, ti ricordi l'altra volta? Sì, l'abbiamo sì, anche visto sì, nella puntata speciale. Però ha detto, questa volta gliela faccio pagare, però l'ha detto piano anche questo. Chi è che tira? Ci giochiamo tre punti. Tira lei? Allora facciamo il metodo professionale biribim, sì. Boom bam. Biribim? Biribim, prego. Biribim. Biribim boom bam. Come cos'è? Come biribim, vuoi, sasso carta e forbici, buttiamole giù, un, due, tre, sì. Stella. Tutto in diretta. Dovete, allora, la prova di sport di questa sera è oltre al basket. Chi tira? Quindi inizia Fabio. Ha vinto lei. Ricordiamo al nostro pubblico a casa e al nostro Stefano, ciao Stefano, sì, che abbiamo tre livelli di difficoltà. Sì, un punto, ultimo, due punti, tre punti, ma lo sanno, ormai sono bravissimi. E dai, hanno quattro tentativi. Chi sì, fa più punti in questi quattro tentativi prenderà tre punti per la squadra. Per quelli, che non lo sanno, cosa devono fare col pallone? Devono tirarlo. Tirarlo di lì e farlo entrare qua dentro questo canestro. Va, a posto, va bene così. Ok. Primo tiro da due punti. Uè! Secondo tiro Ferrari. Due punti. Due punti.
Allora, vale a dire, ultimo tiro. Ultimo tiro, che se lo fai da tre, se lo fai da due pareggi. Ma ci conviene, visto che siamo indietro. Silenzio. Aspetta. Viviana, dai. Silenzio. Peccato. E con una i tre punti finale vanno al Serpieri e andiamo a 12. Tre punti. Siamo 3 a 12 per i Serpieri. Era importante questo tiro, molto importante. È un tiro molto importante, sì. Ogni tanto c'è un passaggio. È finita comunque 0 a 2 punti. Sì. Bene, allora io in questo momento vorrei collegarmi con Enea in sala giornalismo, sempre che Enea ci sia in questo momento. Come va, Enea, mi senti? Sì, ecco. Ah, vi vediamo con i fogli già pronti. Abbiamo appena stampato, quindi lavori finiti, leggo gli articoli, mi faccio un'idea sul giudizio e siamo di là. Bene. Pochi minuti, siamo di là. Pochi minuti? Sì, anche meno. Bene, ok. Grazie Enea, ci vediamo tra pochi minuti, certo. Grazie. Come vanno qui i raviolini? Andiamo a vedere i raviolini. Un attimino i raviolini, una mobile qualsiasi, eccola qua. Bene, Alessio, madonna che bellini, ma che roba. Scusa, cosa mi fai, un animale? Qua che roba. Fallo vedere. Guarda, la caramella, è vero? È una caramella, che cos'è? Dai, più o meno. Improvvisata, però. È una caramella improvvisata, bene. Ah, cioè, in più questa è come... Una ne facciamo, sì. La mangio io questa, va bene, scusa Michel, vado dai due fidanzati. Allora, tu sei d'accordo che lui ha fatto i panzerotti? Sì, eravamo già d'accordo in partenza. Sì, non fare quella faccia lì però, cosa... Era per convince. Sei succube di Viviana, sta zitto. Allora, anche perché avevo chiesto dei ravioli, questi sono ravioli da mezzo quintale. Abbondanti. Importante che siano buoni. Come noi, grandi e forti. Grandi? E forti. Voi due? Sì. Va bene, dai. Allora, il vino c'è, mi raccomando, appena impiattato me lo dite, perché bisogna mettere quel goccino di miele, che è fondamentale per dare quei due? Contrasti, bravissima. Lo vedi che è preparata, che è Michel? Bene. Sono arrivati i giornalisti, sono arrivati tutti, adesso siamo alla prova di giornalismo. Eccoci qua, eccole ragazze. Arriva Nea, non vi preoccupate. Chi parte per prima? Beh, parte il Ferrari. Com'è andata? Bene, tutto bene. Il tema era accettabile? Sì, accettabile. Ma facile, visto come ti guardo, come dire? Che domanda. Come dire, figurati. No, Nea, eccoti. Vieni Nea, prego. Vieni. Ma scusate che... Bene, allora... Dovevo ancora leggere gli articoli, loro sono entrate... Sì, spedite. No, ma poi hanno fatto quella faccia, come dire, sì, vabbè, ma che articoli sono questi qua? Vai. Andiamo avanti. Hanno fatto due settimane di cronaca nera. Allora, chi legge? Legge... Partirebbe il Ferrari, e Nea, volevi ricordare Carlotta? Il tema, dicevi. Sì, ricordiamo il tema, il concerto di Ligabue che ha creato fil, disagi, entusiasmo e rabbia. Per i biglietti, poi il giorno dopo invece erano su internet. Benissimo. Partiamo col Ferrari, Carlotta. No, scusa. Ah, già per il colore, vedi. Io sono oggi, questa Prego. Sera. Prego. La seconda tappa in Romagna di Ligabue ha attirato tanti fan quanti disagi. Il concerto si è svolto domenica 6 aprile al Play Hall di Rizzone, ma i biglietti sono stati messi in vendita a partire dalla mattina di giovedì. La fila si è formata già dalla sera prima e dalle 5 la folla è rapidamente cresciuta, creando una coda difficilmente controllabile senza la presenza di forze dell'ordine. Nonostante i primi sistemi di autogestione, l'aumento delle persone ha generato vari problemi, anche a causa dei molti che hanno cercato di superare chi era in fila da più tempo. Con l'apertura del botteghino, la coda ha ritrovato una sorta di ordine e tutti, dopo una grande attesa, sono riusciti ad ottenere l'agognato posto. Alcuni biglietti però sono avanzati e dalla mattina di venerdì sono stati messi in vendita su vari siti internet, fornendo una modalità di acquisto molto più veloce rispetto all'esodo dei fan che hanno sostato tutta la notte davanti al Play Hall. Ma poiché inizialmente esclusa dal programma, è stata motivo di aspre critiche verso l'organizzazione.
Bene. Passiamo al secondo pezzo. Riccione. Non potevo immaginare che la cosa si sarebbe trasformata in un'odissea, uno dei tanti pensieri che spiegano il caos prima dell'evento più atteso dai rocker. Venerdì 10 aprile ha approdato Ligabue allo stadio del Playall di Riccione, una tappa integrante del tour. Ingestibile l'attesa che dalle 6 mattutine di giovedì hanno soffocato i 300 fan in attesa di accaparrarsi il biglietto. Un unico botteghino a disposizione, nessuna forza dell'ordine, nessuna ambulanza hanno fermato alcuni presenti. La distribuzione del tagliandino sarebbe dovuta essere alle 11 di mattina. Invece alle 8 hanno già cominciato, proprio quando ero al bar a prendere un caffè, afferma Stefano. Veri e propri accampamenti in cui l'unica fonte di calore erano le teste surriscaldate dal disagio della situazione. Tuttavia, nel mondo della rete non si sono verificate code sparpagliate e situazioni degeneranti. Infatti, la mattina dopo i biglietti invenduti erano disponibili su internet, qualora qualcuno non avesse avuto la possibilità di mettersi in coda al botteghino. Per fortuna il concerto di domenica ha magicamente fatto dimenticare i 3.000 fan la notte precedente, scaldando questa volta gli animi e non le menti. Bene. Posso dire una cosa? L'avrei intitolato "Per fortuna che siamo organizzati". Puoi dire la tua, Dini, scusa. Gli articoli erano abbastanza chiari, sì. Non particolarmente brillanti nessuno dei due, però abbastanza chiari. Ma hanno fatto la fila, eh? Esatto. Allora. Hanno avuto tempo per riflettere. No. Certo. Allora, il pezzo di Camilla, quindi del Ferrari, è preciso, però dal punto di vista giornalistico, sì, giornalistico e anche della lingua italiana. Mentre nel pezzo di Carlotta del Viserba c'è qualche errorino di troppo. Del Serpieri? Sì, del Serpieri di Viserba c'è qualche errorino di troppo, proprio nella forma. Ci sono dei verbi che non concordano, singolare che è diventato plurale, per cui insomma un po' di differenza c'è. Diciamo, non arriviamo al massimo, quindi però insomma 4 punti. Per Camilla e invece purtroppo solo 2 punti per Carlotta. Ok, 4-2. Complimenti. Grazie ragazze, accomodati. Comunque tutti e due verranno pubblicati. Entrambi verranno pubblicati. Beh, sul Corriere. Se li leggeranno e anche i tuoi lettori si leggeranno questa cosa. Sì. Grazie. Ricordo noi, Enea, prego. Che al nostro pubblico a casa, che giustamente il Ferrari si era giocato il jolly. Ah, è vero, sul giornalismo, è vero. Per cui questa, è vero. Questi 4-2 questa performance la portate a 9. Quindi siamo 9 a 14 e il discreto recupero. Vieni. Pensa se Amira avesse colpito bene il basket. Ecco, perfetto. Enea, ti ringraziamo moltissimo. Grazie a voi, ci vediamo martedì per le semifinali. Ci vediamo martedì 22. Sì, grazie. Esatto. Grazie, grazie Enea. Grazie. Bene, allora è arrivato il momento per noi di dare via alla prova del musichiere. Eccoci qua, allora col punteggio di 9 a 14 per i Serpieri andiamo a fare 5? 5! Ne abbiamo, poi là, 5 musiche, appena suonate il maestro smette un attimo e poi riprende per quello che magari deve eventualmente dare la seconda risposta. Andiamo? Piccione, ci sei? Un secondo solo. Un secondo, ragazzi. È molto preciso. Il maestro Piccione, da internet, il suo fan club chiede una scala. Mi fa una scala qualsiasi. Il fan club? Non quella dei pompieri, eh? Grazie maestro. Ma cosa me ne frega a me della tua scala? Io gioco a poker, dai, forza. Ma perché c'è l'ascensore però? Forza. Parto? Sì, parta. La facciamo facile, eh? Sì, la facciamo facile, ha detto. Serpieri. Smoke on the water. Fumo nel bagno. Sì. Sì! No, sto parlando con i ragazzi. Non devi picchiettare, devi fare come ha fatto lui, spingere, se no ti frega, capito? Nel senso buono, frega, eh? Allora, un punto a Serpieri, andiamo con la seconda.
io canto. Sì, sì, io canto. Io canto. Primavera canto. Ma io me ne frego e canto. Vai. Grazie. Allora. C'è la terza? Facciamo la terza? Sì, facciamo. Un secondo. Ragazzi, attenzione, diteci, che sono facili. C'è un problema di pulsante? Proviamo il pulsante? Funziona. Lo vedi che fa? Dai. No, dico, vai, vai, no, no. No, guardavo lui che guardava qua. Facile, facile. Sì? Ferrari. Ma come gli viene da ridere la ballerina? 10 secondi. Timer. 5. Ecco il timer, è partito 4, il timer. 3. 2. E questo, il timer ce l'abbiamo. 1, ma quanti secondi abbiamo? È dalla regia, 10 secondi. Bene. Puoi suonare la corona timino Alba per Chiara. Loro. Però se. Hanno detto Alba Chiara. No. No. La 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 la. La melodia è quella. La cosa che non so è come me. È che le mamme lo sanno. Stop. 10 secondi al Serpieri. Via il timer. Se non la sanno, non la sanno, eh. Non è che. Non, siete non è grave. Un... Non è grave. Non è grave. Non lo sanno, ok. Scaduto il tempo. Puoi dirlo. Ragazzo triste come me. Ah-ah. E vado sempre qua e là. Ah-ah. Va bene, ok. Quante ne facciamo ancora? Altre due, allora questa è la quarta. Serpieri, 10 secondi. Perdere l'amore. No, non puoi più dire niente adesso. Ascoltiamo, abbiamo ancora molto tempo. Vai. Stop. 10 secondi al Ferrari, via col timer. Ferrari? Tempo scaduto, bisogna rispondere prima della fine del gong, comunque. Sì, ce l'ho grande, ce l'ho blu. Ma il titolo? Un giorno insieme. Un giorno insieme. Bellissimo. Oh, cielo grande, cielo blu, però era un giorno insieme. Cielo sì, grande, sì. Cielo blu. Maestro! Il refrain. La canzone dei puffi. La canzone dei puffi. La canzone dei... Fai quella anche del maialino là. Bene, la canzone dei puffi, perfetto. Questa sera, dopo la setta poesia della settimana scorsa, il maestro questa sera proprio sì. Vuole andare con l'ultimo sono brano, maestro. Sentire il ticchettio. Preparati a cantare, eh? Non si canta questa. Questa non si canta. Maestro, il titolo. Era Samba Patì, Santana.
Santana, Samba Patì. No, Santana, Santana. Santana, bene, Santana. Allora sul punteggio di 9 a 16 si però conclude. Hai notato che tutte le gare sono veramente proprio... È molto, questa sera siamo, sì, siamo dentro, siamo molto dentro. Cioè non va bene. Con un punteggio di 9 a 16 si conclude la prova del musichiere. Grazie maestro. Prego. Grazie maestro. Bravo, bravissimo. Allora è arrivato il momento per noi di andare in pubblicità. Scusa, scusa, posso, sì. Posso far vedere una cosa? Sì. Abbiamo raggiunto un livello, perché io in cucina, guardo un po' in particolare in cucina. Sì. Mi puoi dare lo strumento un attimo? Sì. Ecco. Voi vi chiederete perché ha portato in cucina Alessio questa che è un professionista. Avete sentito come ha elencato il piatto prima? Sì, sì. Per me se fa il ristoratore, mette su un'osteria delle gatte. Lo rivuole, Otello, lo rivuole. Sai cosa serve? Guarda come... Sai cosa serve? Lo sai cosa serve? A misurare... A misurare? La temperatura. La temperatura? Del liquido, dell'olio, del tacchino. No, Ciccio ha detto del tacchino. Ciccio del tacchino, no, Ciccio. No, scusi Alessio, lo dica lei per cortesia. Serve a misurare la temperatura dell'olio, che a una certa temperatura diventa temperatura di fumo, cambia da olio a olio e se superata produce una sostanza cancerogena. Complimenti. Grazie. Bravo veramente. E sull'olio che va in fumo. No, io lo dice, sono andati in cucina, ho fatto i ravioli. Sull'olio che va in fumo noi andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Sì, non andate in fumo voi. La nuova mattina di Radio Icaro e Icaro TV. Dal lunedì al venerdì alle 9.15 l'informazione con tempo reale. Alle 10.30 il morning show Faccio cose, vedo gente. Tempo reale finisce qui. Sono già pronti quelli di Faccio cose, vedo gente. Eh sì, siamo già pronti, ma sì che siamo pronti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Faccio cose, vedo gente. La staffetta di Icaro in radiovisione. Università di Bologna, Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 6.000 studenti e 26.000 metri quadri di aule e laboratori all'avanguardia. 19 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alle scuole di Economia, Management e Statistica. Farmacia, biotecnologie e scienze motorie, lettere e beni culturali, medicina e chirurgia, psicologia e scienze della formazione, scienze. Università di Bologna, Campus di Rimini. www.unibo.it/campusrimini. Ti piacerebbe avere la tua frase preferita sulla maglietta? Magari la foto del tuo amore su un cuscino? Tutto quello che sogni lo realizziamo per te. T-Shirt Express in 5 minuti realizza quello che hai in mente. T-Shirt Express produce e personalizza magliette, felpe, cuscini, tazze. Inoltre trovi tantissimi gadget per tutti i gusti. Notebook, borse, zaini. T-Shirt Express anche per le aziende con volantini, manifesti, biglietti da visita. T-Shirt Express a Rimini in via Giordano Bruno 30. T-Shirt Express, il negozio dei tuoi sogni. A San Marino trovi Idromec, centro vendita e assistenza macchine da giardinaggio e agricoltura. Idromec ha per te un grande showroom espositivo, un'officina specializzata per il post vendita e l'assistenza, un magazzino ricambi con oltre 1.000 articoli disponibili. Idromec a San Marino, la risposta alle tue esigenze. Promozione autunno-inverno su turbine Janmar e Johnsered, aspirafoglie e motoseghe Eco. Problemi con le finestre e con la sicurezza? Se vuoi andare sul sicuro, non rischiare! Chiedi una soluzione agli specialisti della Navacchi Infissi, al servizio del cliente da oltre 100 anni. Approfitta anche del risparmio fiscale fino al 65%. Della Navacchi Infissi ti puoi sempre fidare. Se adori gli anni 50 americani, impazzirai per il Crazy Bull.
Crazy Bull Ariccione, per rivivere gli anni 50 in un ambiente unico, con i migliori piatti della cucina texana e messicana. Tutti i giovedì karaoke, venerdì musica live con le migliori band, sabato musica hip hop, funk e R&B. Crazy Bull American Restaurant, Tex-Mex e birreria, Viale D'Annunzio 102 Riccione. Prenotazioni allo 0541 645 213. Ariccione, rivivono gli anni 50 americani. Crazy Bull Caffè. Hai tra i 18 e i 26 anni? Allora sei il nostro cliente ideale. E soprattutto, noi siamo la banca che fa per te. Scopri Amore a Primo Conto nelle filiali della Banca di Rimini, anche da smartphone e tablet. E il Bancomat te lo regaliamo noi. Amore a Primo Conto, Banca di Rimini. Scopri i vantaggi sulla nostra pagina Facebook. Amore a Primo Conto. Entra in Banca di Rimini. Per la tua pubblicità, Icaro Communication, 0541 785 785. Bene, siamo ritornati in studio. La campanella questa sera, Liceo Ferrari contro Liceo Serpieri. Siamo al punteggio di 9 a 16 e diamo il via alla prova che ci piace chiamare in cabina. Benissimo, ecco i ragazzi sono già... Sì, sono già in posizione, in abito da sera Giacomo. Sì. Un commento veloce. No, non c'è. No. Il commento lo puoi fare. Un commento? No, dico. Alla partita, io devo fare un commento. No, ero propenso, ma non mi sono bloccato perché perfetto. Ti trovo perfetto. Quindi hanno scelto te per un motivo molto preciso. Sì, dai, direi un fattore estetico, evidente, non altro. Bello un fattore estetico. Hanno fatto bene perché ci hanno preso. Fatto bene, qui. Giri, qui sempre, giri sempre col cerchietto, no? No, no. Mi scusi, ciao. Ciao. Di tanti capelli ci si può fidare? Ho ammazzato un muflone per farlo, sì. Non ho capito. Ho ammazzato un muflone per farlo. Non parlavo di questo, parlavo proprio dei capelli. Ah sì, tra questo e questo ne ho un sacco. Ne hai un sacco, è vero. Però questa sera servono, perché se tu te li metti avanti, ti copri, ti concentri. L'animale sta bene? Sì, tutto a posto, bene. Allora, siamo pronti, cosa ridi cosa? No, ci sono delle scene bellissime in cucina, c'è l'assistente cuoca, che lo sous chef che si para con il sottopiatto per paura degli schizzi dell'olio. Figurati io che sono qui, non ti preoccupare. Allora, ricordiamo al nostro pubblico a casa molto velocemente come funziona questa prova. Due ragazzi dentro alle cabine dovranno scrivere quante più ricorrenze gli vengono in mente su un certo tema, che può essere o meno una materia scolastica. Due ragazzi delle squadre avversarie dovranno invece correre davanti e indietro e buttare del polistirolo dentro le cabine per disturbare il compito. Volevo avvisare il ragazzo che prima ha fatto il librotto di andare leggermente più forte di prima. Ok, a posto. Bene, allora il tema di questa sera, dovete scrivere quante più ricorrenze vi vengono in mente tra ere e periodi geologici. Non eoni, non epoche, non età, ere e periodi. Geologici. Facile, eh? Per esempio, visto che entrambi sono dubbio... Non potete, come? No, non potete cominciare. Provava la penna. Non funziona, eh? Funzionano le penne. Facciamo una prova delle penne. Perché bene. Ce le hanno date vuote per risparmiare, capito? Una cosa... Bene, ere e periodi geologici, avete 2 minuti e mezzo, pronti, via! Via!
stop, stop sulle penne. Consegnare la penna. Cosa fai? Ma sì, tanto era l'ultimo. È stata una sfida intensa. No, non toccare, ma scherzi. Fate fare delle foto. Tenete il polistirolo nei capelli. Sì, potete alzarvi però. Potete alzarvi. No, te sei troppo alto, scusa, mettiti seduto. Certo. Questa sera Giacomo alla fine ha utilizzato una tecnica nuova che non avevamo mai visto finora, che è quella del spostamento della cabina per cercare di evitare... Sai che il problema era un altro? Sì. Era perplesso. Sì, è vero. Era perplesso. È vero. Guardava loro. No, quello l'ho notato anch'io, ma non ha beccato niente. Ah, nemmeno io, perché non ne avevo idea, però. No, ma non ha beccato. Ho visto che facevo. Perché loro hanno un terminale a livello occhi. Ragazzi, scusa? Chiediamo non subito dire di no, prima che ancora, ti cresce prima il naso. Ancora di andare, ragazzi. No, e stai malissimo col naso lungo. Ma guarda, stai sicuro che. No, ma non si vede niente da là. Lo so. Poi cosa. Ragazzi, allora, prima ancora di andare a vedere i risultati, cercate un po' il fair play di questa gara. È un gioco, è una trasmissione televisiva, non si vince neanche niente, per cui cerchiamo di giocare in serenità. Andiamo a vedere i risultati. Basta con queste polemiche. Ma che scherziamo. Allora, dica, non può leggere. Partiamo dal Ferrari, Partiamo dal Ferrari. Squadra blu. Sì. Io probabilmente li ho inventati molti. Bene, tu dimmi piano. Ecco, anche queste giustificazioni. Se sono inventate bene, magari ti diamo un premio. Dimmele piano così controllo. Sì. Glaciale. Come? Glaciale. No. Periodo neoclassico. No. Preistorico. No. Classico. No. Scientifico. Cristiano boh. Cristiano che boh. Che è un periodo storico interessante, ma non è un'era geologica, credo. No, il Cristiano boh, io. Ma l'era glaciale è impossibile che non esista. Non è propriamente un'era geologica classificata. È un Zitti. Guarda che se le inventi sul momento poi controlliamo se le hai scritte. Tropicale, sì, le ho inventati. Tropicale, no. Gli altri non vanno, cioè fanno schifo, quindi. Gli altri fanno schifo. Gli altri sono brutte, va bene, zero. Grazie. Allora. Il carbonifero. Sì. Bam! Poi il mesozoico. Il mesozoico, sì. Paleozoico. Sì. Neozoico. Come, scusa? Neozoico. Dopo Leo, quello che gioca Neo. In Barcellona. Neozoico, no. È andata così. E Big Bang. Sì, Big Bang. Ma sì, ma ce l'ho. Bene, ma cosa se ne frega a noi? Bravissimo, bravo. Si aggiudica i tre punti della prova, giusto per sapevi, il pubblico a casa. Passano ciao, ovunque. Grazie. Giusto per il pubblico a casa c'erano 31 possibili risposte. Sì. Quindi 0-3, 3 punti alla squadra del Serpieri che va quindi a 19. Bene. Io andrei un attimo in cucina. Andiamo prima in cucina delle domande perché stanno il punteggio... friggendo i raviolini. Sì. Vediamo i raviolini. Ma che roba. Siete pronti? Viviana, a posto? Ecco il miele sopra. Allora vado. Però mettetemene uno, come si dice, no, da non farmi bruciare, dai. Lo devo tagliare? Come vuoi. Abbiamo anche il piatto da taglio. Abbiamo il piatto da taglio. Pensate, ci vuole dentro l'arancio, il limone, il formaggio. È difficilissimo questo. Basta, che sennò si sente troppo il limone. Era miele. Che bello, eh? Miele. No, niente. Ah, il miele? Miele. Cosa ho detto io? Limone. Limone, va bene, no, si tiene troppo il miele. Bene. Beh, sempre giallo è. Sempre sì. Scusa. Bello, sempre giallo è. Me ne tagli uno? Sì. Tanto l'abbiamo fatto vedere, il piatto è bellissimo, così non mi brucio, dai.
vorrei assaggiare un po' di questo vino che mi ha portato una... Ma c'è l'acqua dentro? Ma porca miseria, di che bicchiere è questo qua? Ma non va bene così. Sì, butta via l'acqua, dai. Dai. E posso, grazie, posso assaggiare? Me lo versi tu per cortesia, visto che... Tu hai il ristorante, sì? Sì, abbiamo il ristorante. Bene, ok. Posso assaggiare? Sì. Basta, ha ragione, perfetto. È perfetto. Io assaggio prima loro perché mi ha chiamato prima loro. Però sono quelle valide, perché questa mi sembra tipo, mi sembra tipo. Allora, non facciamo le croci per cortesia. No, no. Posso mangiare? È difficilissimo mangiare questo. C'è anche il cucchiaio? L'hanno inventato? Ma è nell'ultimo periodo. Sì, te lo do io il periodo. No, non sbionta, mi vuoi sbiontare? Sì. No, buono. Perché? Non il limone, quel roba che ci avete messo sopra. Il miele. Il miele? Non deve essere, non deve sovrastare. Troppo. Quello che, no, dico. Sì, assaggio giusto, anche loro. Deve accompagnare il gusto, deve accompagnare il gusto e deliziare il palato. Viviana ti accompagna te? Sì, sì, sì. A posto, bene. Sì, è tutto un gusto. Viviana è tutto un gusto. Va bene. Non ce l'avete fatta a farli più grandi? Ma se vuoi facciamo un raviolone unico, perché dopo una padella. Hai visto come ha fatto un raviolone unico? Ma l'hai messo incinta. Allora. Assaggio un po', dov'è il vino? Non è il vino giusto quello. No? Quello lì si usa per le carni rosse, di solito. Io ho fatto proprio per cambiare, sennò... Ma cosa fai? Mangi? Volevo assaggiarlo. Ma sta mangiando! Vabbè, ma devo assaggiare io, Michelle! Sono tanti! Sì, così che si affoga. Ma no! Ma non si ferma mica però! Allora, posso con la, faccio con le mani, che anche fa anche fine, è molto francese, molto vero Michel? È molto romagnolo? Romagnolo direi. Tu sei romagnolo? Sì. Di dove? Sono di Castiglioni, Cervia, zona tra appunto Cervia e Ravenna. C'è sulla cartina? No. Ecco. Siamo quattro abitanti. Siete quattro gatti? Quattro abitanti. Però, assaggiato al centro, va bene Michel? Posso assaggiare? Ho assaggiato quello piccolino, Michel, questo qui. Bello pesante. Un saluto a Stefano, ciao Stefano. Scusa, quello strumento che prima misuravi, quello lì, sì. Sì. L'hai adoperato bene? Sì. Sei proprio sicuro? Sì. Bene. Dopo te lo lascio lì, lo assaggi un attimo. La smettete voi due? Cos'è, uno scambio commerciale? Ma guarda che fame che è questa qua. Allora, te lo faccio vedere no, da fuori. Michel, la smetti o no? Così siete fidanzati? Ma devo dare il punteggio, continui a mangiare. Ma come ride? C'entri tu, stai bravo. Beh, è una serata all'insegna della... Riesci a vedere la pasta? È mozzarella. Che sia unita la pasta. No, lo so che è mozzarella. Dove abiti tu, hai detto? Castiglione. Bene. Senti, Castiglione, la pasta, la vedi? Sì. Bene, dopo l'assaggi, Allora, andiamo al punteggio perché... quanti sono... La smettete voi? Così dai, il numero di telefono? Magari. Vedi come nascono gli amori qua, che bello. Nascono in cucina, non c'è niente da fare.
magnandosi. Mia moglie mi tradisce in diretta. Ma cioè, come mai? Lo so. Non mi dà più le emozioni di un tempo. Benissimo. È incontentabile. Incontentabile. È incontentabile la Viviana? Beh, lo so. Poi va a Lecce, qualche roba che fa. Allora, siete stati bravi perché era difficilissimo, veramente difficile. Dopo, ma come mangia lei? Lei ha già assaggiato, dopo assaggi anche tu. I loro, pur essendo grandi, io non so se si fanno così, non credo che si facciano così grandi, però loro hanno scelto questo, l'importante era il gusto. Loro hanno dato una miscela fra le due cose molto, molto fatta bene. Nonostante l'ampiezza, ci vogliono delle bocche così, insomma. Ho capito. Tu, nonostante tutti gli strumenti industriali, non hai cotto l'animale. Lo si vede benissimo, non c'è bisogno di assaggiarlo. In più, dentro c'è qualcosa che non funziona. Perché non cuocendo la pasta, lo vedi? Questo qui se lo tiro puoi anche ammazzare qualcuno. Purtroppo è così. Io do, perché non è che sono venuti il massimo, però vi siete avvicinati molto, quindi il tutto molto difficile, vi do 4. A voi l'impegno, tutto, ma la prossima volta se li fate a casa, se odiate qualcuno, li rifate così. Cosa ridi? Se no, bisogna cuocere almeno la pasta. Qualsiasi pasta è. Poi quello che c'è dentro, eh? 3 punti. 4-3. Va bene? Grazie, grazie, grazie. Bravi, bravi comunque. Alessandro! Bene, allora siamo arrivati a un punteggio di 12 punti per il Ferrari e 23 punti per il Serpieri. C'è uno stacco di 11 punti e ce ne sono ancora 15 da assegnare, partendo proprio dal lato social. Max e Matteo, Sì, il lato social. Sì, intanto sì. Io proporrei di squalificare tutte e due le squadre, perché si stanno a magna tutto e dopo la trasmissione niente. Se non ci lasciano niente, col cavolo che i prossimi anni tornano qua, ve lo dico. Io seconda cosa, propongo, non salutiamo la mamma questa sera, ma salutiamo Stefano. Ciao Stefano. Un beso a casa, Stefano, e siamo pronti a leggere i vostri messaggi. Allora, prima però dobbiamo dare ovviamente lo stop al televoto, per cui stop. Mi piace, quelli che ci sono. E quindi quelli andiamo. Quelli che arriveranno non contano più. Quelli che arriveranno non contano più. Bene, bene, grazie. E allora iniziamo con un po' di messaggi che sono arrivati. Mi ricorda qualcosa? Chi? Alessio? Un po' di messaggi che sono arrivati. No. Vabbè. Alessio dice: liceo Enzo Ferrari power. Silvia dice: Serpieri dai, tormentone di quest'anno. Certo, certo. Maria dice: questa è una gioventù stanca ma belli. Pasquale dice: il nostro liceo mette sempre cuore e passione. Forza Ferrari. E Simone chiude con: anche stasera grande spettacolo con la musica di Rinuccio. Bravo, un applauso a Rinuccio. Bravo. Un ringraziamento anche per la scala, per cui le scale di Rinuccio sono più apprezzate dei ravioli, evidentemente. Ravioli che non ci sono per noi, vedo. Se sono finiti, ragazzi, tra 5 minuti avete pulito, veramente. Allora, siamo arrivati alla fine. Dobbiamo dare i tre punti. Dobbiamo assegnare i 3 punti alla squadra che ha totalizzato più mi piace in questa serata di voto. Partiamo con il liceo scientifico Ferrari, che questa sera ha totalizzato 458 mi piace. Molti mi piace, sì, complimenti, con questa tecnica del taggare l'universo. Tecnica diversa quella del Serpieri, che però si ferma a 398, per cui i 3 punti vanno a Ferrari. Bravi, 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 bravi. E niente, noi vi salutiamo, Matteo, Max e Peppa Pig. Peppa Pig e anche Ciccio vi salutano e torniamo alla prossima. A voi ragazzi, ciao. Grazie ragazzi, ciao, grazie. E quindi questi 3 punti Ferrari 15 fanno recuperare un po' il Ferrari, che siamo quindi 15 punti a 23. Ci sono 8 punti di differenza e 12 domande ancora da fare. Allora diamo il via all'ultima interrogazione. Bene, allora diamo il tempo alle squadre di ricomporsi, di prepararsi per l'ultima interrogazione. Abbiamo 12 domande, vi ricordo che la risposta deve essere data dal portavoce, vale solo data dal portavoce. Che i pulsanti, proviamoli.
e sono auto-escludenti, per cui mentre sta girando una delle due sirene, l'altra non funziona. Ecco. E adesso, perfettamente. Bene, pronti? Prima domanda. Storia. Carlo Magno fu incoronato imperatore nella notte di Natale 800. Sì! Scienze. Posso io questo? Chimica. Qual è la formula bruta del bicarbonato di sodio? Date la risposta ora. NaCO. No. 10 secondi per regolamento. NaHCO. No, NaHCO3. Restiamo 15 a 24 con uno stacco di 9 punti e ancora 10 domande. Matematica. A cosa è uguale la tangente trigonometrica di un angolo X? Seno fratto coseno di X. Esatto. E con un punteggio Alessandro. Allora, ricordiamo che martedì prossimo... Allora, noi ricordiamo che questa era l'ultima dei quarti di finale. E martedì, martedì prossimo prendiamo una settimana di pausa per prepararci all'ultima rush, sì, finale, certo, con le due semifinali che andranno in onda il 22, il 25 e il 29 aprile e la grande finale del 6 maggio. La prima semifinale vedrà scontrarsi il Marconi, sì, contro il Voltafellini. Mentre la vincente di stasera si sfiderà con l'Einstein, il liceo scientifico Einstein, il 29. Puoi fare ancora una domanda? Siamo 15 a 25, ci sono 10 punti di stacco, abbiamo solo altre 9 domande, per cui è matematicamente impossibile riuscire a vincere la gara. Vince Sefieri, ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti, ci vediamo fra due settimane.